C'è una rivoluzione che sta per colpire il mondo delle imprese. Confartigianato Cuneo si conferma vicino al mondo economico delle piccole e medie imprese, pronta come sempre ad affiancare le aziende con soluzioni efficaci e strumenti innovativi. Infatti, a partire dal 1 gennaio 2019, la fatturazione elettronica sarà obbligatoria per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio italiano. Il nuovo obbligo non riguarderà solo i rapporti tra operatori economici, ma anche i rapporti verso i consumatori. Questa importante novità avrà un impatto importante sulle imprese, costituendo un ulteriore passo verso la digitalizzazione integrale dei processi di gestione del ciclo attivo e passivo. Allora, cambiano i processi di invio e di redazione della fattura, come detto, dal 1° luglio per alcune casistiche, acquisto di carburanti piuttosto che subappalti, e poi dal 1° di gennaio per tutte le nostre imprese cambierà il modo di fare la fattura. Si abbandona la fattura cartacea, che fino adesso abbiamo conosciuto, fattura cartacea che poi veniva spedita o consegnata a mano al nostro cliente. Oggi la fatturazione elettronica cambia il processo di fatturazione, quindi devo utilizzare un sistema digitale, un sistema elettronico. Qui vado ad imputare i dati del mio cliente o fornitore, e la fattura viene inviata all'OSDI, che è il sistema di interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate, la quale valida la fattura, appone la data di emissione e la consegna direttamente al mio fornitore e o cliente. Questo meccanismo di consegna avviene attraverso un codice destinatario, quindi il codice che io comunico alla mia azienda, quindi io voglio che la fattura me la spedisci a questo codice destinatario, oppure se non ho un codice destinatario viene inviata nella casella PEC. Quindi la casella PEC assume un ruolo molto importante dal 1 gennaio 2019, perché sarà il luogo al quale vengono inviate le fatture. Da quel momento la fattura è emessa. Quindi nel momento, se io sbaglio la fattura, sbaglio l'importo, piuttosto che la quantità non è corretta, devo riemettere la fattura, sempre passando attraverso il sistema di interscambio. Nel momento in cui il sistema di interscambio ha ricevuto la fattura, questa risulta emessa, deve essere portata in contabilità. Qualsiasi altra variazione la devo fare attraverso l'emissione di un nuovo documento. Le imprese sono pronte ad affrontare questo cambiamento? Purtroppo non ancora, sono dati sono stati comunicati dall'Osservatorio Nazionale della Fatturazione Elettronica. Noi abbiamo avuto modo di interloquire con questo osservatorio, in particolare con il professor Rorato, che per conto del Ministero ha seguito quella che è l'analisi proprio del mondo della fatturazione elettronica. Soltanto un 35-40% delle aziende si sta muovendo verso la fattura elettronica, idem gli studi professionali, quindi sarà un cambio dell'abitudine epocale molto importante, che non tutte le aziende stanno affrontando in maniera corretta, o almeno lo stanno affrontando, come si vuol dire, per tempo. Si è parlato, come ho già accennato prima, a vedere, a valutare la fatturazione elettronica come un'opportunità per rivedere anche la gestione aziendale. Sì, cambiano i processi aziendali. Prima emettevo la fattura, questa veniva consegnata al cliente. Oggi, attraverso questa fatturazione elettronica, posso avere giorno per giorno quello che è la mia situazione aziendale. Riesco a vedere quelle che sono le fatture emesse, quelli che sono i miei incassi, e quindi riuscire ad avere una prima contabilità in tempo reale, giorno su giorno, della mia azienda. Quindi va a cambiare quello che è il processo di fatturazione, fornendo a me, imprenditore, dei dati sempre aggiornati, dei dati costantemente monitorati, che permettono di migliorare proprio quello che è l'efficienza all'interno della mia Ecco, in azienda. questo processo di miglioramento, Confartigianato, che è sempre al fianco delle imprese, delle sue imprese associate e delle imprese che eventualmente vogliono aderire alla Confartigianato proprio per usufruire di questi servizi, come si sta preparando e cosa sta facendo per aiutare le imprese? Noi abbiamo realizzato al nostro interno un software, Impresa Digitale. Impresa Digitale è la soluzione per tutte le piccole imprese che devono fatturare elettronicamente, tutte quelle imprese che non hanno un software o devono acquisire un software, piuttosto che quelle imprese che sono abituate ancora oggi a fare su carta le fatture.
fatture. Possono scegliere due strade, quelle di continuare a venire nei nostri uffici, farsi fare da noi la fatturazione elettronica, quindi portano il cartaceo nei nostri uffici, Word, Excel, piuttosto che proprio il pezzo di carta. Andremo noi a realizzare la fatturazione elettronica, digitarla e a spedirla al sistema di interscambio e verificheremo noi che questa sia stata trasmessa, ricevuta ed accettata. Oppure acquistano questo modulo che viene acquistato online, l'accesso è attraverso un sito internet e nei prossimi mesi anche attraverso una app che comodamente dal telefonino potrà essere utilizzata e qui andranno a redigere la fattura come la fanno oggi utilizzando Word piuttosto che Excel o la carta. La vanno a compilare e col tasto invia la spediscono direttamente al cliente, sempre conoscendo o il codice destinatario del cliente piuttosto che l'indirizzo di PEC. Ecco, tutto questo avverrà sul nostro territorio, farete anche dei momenti informativi per le aziende? Sì, da lunedì prossimo partiamo con un roadshow con 12 serate, 12 appuntamenti sul territorio proprio per diffondere la cultura della fatturazione elettronica e quelle che saranno le novità apportate nel cambio dei nostri processi aziendali. Partiamo da Cuneo con la prima serata alle 18 e via via fino al 30 di luglio su tutta la provincia di Cuneo ogni tardo pomeriggio tra le 18 e le 19 faremo un brevissimo seminario sulla fatturazione elettronica dove faremo vedere, dove daremo conoscenza di quelli che sono gli adempimenti e quelli che sono le novità introdotte dalla fatturazione elettronica e faremo vedere quello che è il processo vero e proprio di fatturazione andando a simulare, quindi una presa diretta di quella che è la fatturazione elettronica per essere vicini alle nostre imprese accompagnandole.